Ciao a tutti, oggi vi presento il radicchio di Treviso. No. Quindi è una specialità, voi sapete, deve essere regionale, IGP, ha tante insomma, particolarità in quanto è verdura tipica del territorio del Trevigiano, non per niente si chiama radicchio tardivo oppure radicchio trevigiano. Quando si dice trevigiano si intende questo a Costa Lunga. Allora, oltre che ad essere ottimo ai ferri o altro, intanto vado a mettere dell'olio sulla padella. E è buono ai ferri fare il risotto, buono crudo, mamma mia, è buonissimo, no? E ha anche molte proprietà benefiche. Ma oltre a qui, io oggi invece lo vado a fare, lo vado a fare cotto. Con il porro e, si può fare anche con la cipolla bianca, ma secondo me con il porro è più delicato. E quindi io ho preso del porro e ci ho messo anche, ho tagliato le foglioline iniziali, non l'ho spellato tutto, e ci vado a mettere mezzo porro, insomma un porro più o meno questo qui, ecco, quando arrivo qua fa come allora era così, insomma più o meno la metà. E poi va anche a gusto se vi piace più o meno saporito di questo ortaggio. Allora, che dire del nostro radicchio di Treviso, no? Innanzitutto, finché intanto cucina questo, così come si prepara? Allora, il ciuffo, ok? Lo si taglia a metà, io l'avevo già tagliato, vi faccio vedere, si taglia in quarti così. Che altrimenti lo perdete, ok? Ecco, questa tagliatura, non so se si può chiamare così, è perfetta per arrostirlo, no? Quindi, però, va tagliato così per lavarlo, non diversamente, non come l'insalata, eccetera, altrimenti le foglioline interne vanno perse. E poi lo andate a sminuzzare. In questo modo, di questa, come vedete, ne avevo già preparato perché qui ne va mangiato un quintale. Ecco, io vi faccio vedere fino a qua, non per annoiarvi, ma per farvi vedere quando arrivate qua. Quando arrivate qua, non buttate, ma tagliate trasversalmente così. È una parte un po' più dura, ma molto molto dolce. Ecco, ora che il forno sta appassendo, ok, perché non deve essere proprio voi direte che le proporzioni non ci sono, però in realtà ci sono, perché poi, come vedrete, il radicchio si riduce di molto, perde l'acqua. Allora, nel frattempo che butto il mio radicchio tagliato e lavato, no, vi racconterò un attimo come nasce il radicchio di Treviso. Nasce per un errore, pensate un po', come le cose migliori che nascono dagli errori, quindi mai abbattersi, ragazzi. Questo non c'entra con le ricette, ma ve lo dico lo stesso. E praticamente un contadino prese, guardate, un buon pizzico di sale e giriamo e poi ne mettiamo ancora. Un contadino comprò una cariola di cicoria rossa. Dopodiché è andato a casa, cosa fece? La dimenticò semplicemente nel fienile. Durante una cena di famiglia un ragazzo uscì e vide sta cariola, cosa fece? Vedendo tutti sti ciuffi così, cosa fece? Aprì in due questa cicoria rossa e vide dentro questo cuore che era proprio il nostro radicchio rosso, cioè assaggiandolo vide che era, si sentì che era dolce, che era buono, eccetera, e da lì ne studiarono la cultura. Adesso, per fare il radicchio di Treviso il procedimento è lungo, è per questo che infatti è una verdura invernale ed è molto lunga la cottura, insomma, no? Perché devono fare prima una pianta, immergerla nell'acqua fredda per un mese finché non fa queste barbette che a loro volta fanno un'altra pianta che è il radicchio di Treviso. Poi per farlo scolorire lo devono tenere al buio, insomma ha un procedimento infinito, ma ne vale la pena. Cioè, ecco, adesso che l'ho girato, ci metto ancora un po' di sale perché come vedete è grande e ci vado a buttare mezzo bicchiere di vino bianco di Treviso, ovvio, no? Vabbè, però va bene anche il vino bianco normale.
Ecco, adesso in questo modo a fuoco diciamo vivo, ecco, a medio fuoco, così lo lascio andare e ogni tanto ovviamente lo giro per non farlo attaccare. Ecco pronto il nostro radicchio, come vedete in un quarto d'ora, insomma, è appassito bene. Non potete, mi dispiace molto per voi sentire il profumo che è meraviglioso, veramente, guardate, è buonissimo. Io lo mangio di contorno e oppure faccio addirittura una cena, un mini pranzo, così come allora ci metto una fetta di pane tostato dello speck e a fianco ci metto questo meraviglioso radicchio che è veramente buonissimo, non vi stancherete di mangiarlo. Se avete fantasia, fatevi su una bruschetta, qualunque cosa, ma soprattutto fatevi l'idea che è buonissimo, che mi dovete seguire, mettere i like, ma soprattutto iscrivervi. In questo proposito vorrei ringraziare Gianni XPL che ha un canale bellissimo. Io vi consiglio di darci un'occhiata che fa cose molto molto interessanti. Lo saluto e lo ringrazio del suo commento. E spero di rivederti anche a te, Gianni, nel mio canale. Ciao a tutti, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao e alla prossima!